tutti, oggi c'è l'ultimo aggiornamento, almeno quello che ho capito. Sapete che io non capisco mai niente. Oddio, questa frase potrebbe essere presa e usata contro di me. Intendevo nel gioco, quindi, allora, vediamo qua cosa dice. E questo qua sono vecchi, adotta i Glormi, Segugio e Leone. Leone, che per me è un gatto, eh. Nuovo equipaggiamento spaziale, il volo pattino galattico, questo è nuovo e completa le attività e sblocca la falena chiaro di luna. Quindi questi qua dovrebbero essere cose nuove, quindi non è finita, perché c'era un po' di confusione che ho visto, finisce, non finisce, un'altra settimana. E vedi, l'evento termina tra 6 giorni, quindi oggi c'è stato un nuovo aggiornamento, direi di andare, perché un mio elfo mi ha detto: mi hanno bloccato, non ho più, ma forse non è col mio account evidentemente, mi hanno detto per uno di questi cristalli non riesco a prendere un animale, ma io penso che era solamente problemi di aggiornamento, insomma qualcosa del genere. Perfetto, allora vediamo un attimino, speriamo che c'è esperienza. No, nemmeno un po' di esperienza. Eccoli qui i nuovi pet, quindi non posso farveli vedere. Aspettate un attimo. Ok ragazzi, niente, sono andata a parlare un attimo con i miei elfi per vedere se qualcuno aveva la barra che ancora doveva prendere le cose. Ma che cos'è? E invece non... niente, hanno azzerato tutto. Ma perché sbadiglio sempre? Mamma mia, wow. Comunque vi stavo dicendo che niente ragazzi, non posso farvi vedere niente. Cosa posso farvi vedere? Ora faremo una cosa. Intanto andiamo qui nella rivista a prendere i pet e vedere come la fanno Neon, anche questa che noi non abbiamo. Allora, è l'ultimo pet, è rara. Ma di leggendaria chi c'è? Solamente questo. No, che è successo? Ma che è successo? Che è successo? Eccoli qua. Tu che sei? Leggendario, quindi il gatto e questo. Questi due sono leggendari e questi sono tutti rari. Ok. Quindi, allora, sembrerebbe molto bella. Purtroppo non la possiamo guardare dal vivo, però è veramente molto bella. Ha proprio dei colori delicati. Andiamo a vedere Neon, così guardiamo anche il dietro. Allora, guardiamo. Carina, molto bella. Mega, vabbè. Però, vabbè, sapete che a me non piace molto in generale i pet mega, non mi piacciono. Però Neon è veramente molto bella, proprio... Ah, questi pet Neon devo dire che si sono impegnati molto. E poi c'è appunto quel coso per volare, ma io non... lo skateboard, non so che cos'è. Non posso farvi vedere niente ragazzi, e quindi ho pensato: che cosa possiamo fare in questo video? E tra l'altro siamo in penombra oggi ragazzi, siamo in penombra. E che cosa hai tu? Ah, le scarpe rosa e il cappellino, questo ce l'abbiamo. Ma sì, nel dubbio lo compriamo, spendiamo tutti i nostri soldi. Compriamo anche le scarpe. Ma sì, papillon rosa, tutto. Questo, tutto. Vediamo se c'era qualcosa che non avevamo. No, avevamo tutto. E anche tante di quelle scarpe. Va bene, e oggi noi andiamo a aprire queste chest, perché voglio trovare... Cosa ci manca? Allora, ci manca il polipo. Qua, polipino, mostro dello scrigno. La collana sistema solare. E ci mancano questi due leggendari: il cappello trappola di Venere e il cappello orologio Steampunk, quello lì. E io ci tengo tanto a ottenere il cappello, questo qui, trappola di Venere con la pianta carnivora, e il mostro dello scrigno. Vorrei tanto trovarlo. Adesso compriamo un pochino di box e le equipaggiamo e direi di iniziare ad aprirle.
Ok ragazzi, ne ho aperta una per sbaglio e abbiamo trovato questo qua, il distintivo. Come potete vedere ho preso un centinaio di box, se non contiamo quelle che ho aperto. Un centinaio facciamo. Le mettiamo qui entrambe e iniziamo a aprirle. Quindi, ricapitoliamo, ci mancano 4 esattamente, se non mi ricordo male, ci mancano solamente 4 cose e poi abbiamo completato tutto il cartellone. Quindi almeno 2 li voglio trovare, eh? Almeno 2. Iniziamo ad aprirne un po' di queste qui e iniziamo veramente male. Apriamone 5 di queste e 5 di quelle. Via, via, via. Non so quante ne sto aprendo, onestamente. Non so cosa sto facendo, sto schiacciando e basta. Uepi. Vai, 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 vai. Niente. Ah, ne abbiamo aperte più di 5. Ne abbiamo aperte 7. Andremo ad aprire un pochino di queste qui dorate. Di queste qui regal. Oh! Oh no! Questo ce l'avevamo, infatti. No, no. Sono ottimista. Sì! Allora, ce l'avevamo, ma sono comunque contenta, perché mal che vada potremmo provarlo a scambiare in caso per un altro leggendario. Quindi andiamo avanti e speriamo che la nostra fortuna non sia svanita con questo leggendario ripetuto. Apriamo. Sì! Ma dai, però dai, io sono contenta, ma non, ma due leggendari, lo sapevo, me la sono buttata da sola, buttata relativamente, perché ho detto almeno ne voglio trovare 2, ma non intendevo ripetuti. Però però raga, cioè, sono stata fortunata, anche se sono stata fortunata e sfortunata, fortunata e sfortunata, perché sono stata fortunata, ho trovato 2 leggendari nelle prime 10 chest praticamente, ma sono stata sfortunata perché ce l'avevamo, si è buggato, non si è aperto niente. E si è ribuggato. Cosa sta succedendo? Una barba da vichingo. Comunque ragazzi, se riesco in questi giorni, quindi oggi è venerdì, registro The Sims, quindi se non è lunedì, mercoledì uscirà la prima puntata di The Sims. E se non avete ancora scritto, potete scrivere qua sotto. Già ho letto tutti i commenti di quello che mi avete detto prima, ok? Nel video dove appunto ve l'avevo chiesto. Ma rinnovo anche qui sotto, se volete commentate scrivendo che cosa, nel frattempo io apro, che cosa vorreste vedere. Sì! Ce ne mancano solo 3 adesso, raga, l'abbiamo trovato. Sì, l'abbiamo trovato. Che bello, sì, finalmente. Vi prego, se troviamo anche la pianta carnivora, sono la persona più felice di questo mondo. Scusate, stavo dicendo, inizierò The Sims, per chi non lo sapesse, per chi sta guardando questo video e non ha visto l'altro. E avevo chiesto di scrivermi un elenco di cose, per esempio che cosa, come vorreste che io inizio la serie, se volete che uso i trucchi. Mi hanno detto di no, una persona mi ha detto di no, gli altri non avete risposto. Quindi magari, ecco, nel primo episodio, che sarà più dedicato forse a creare l'avatar, anche se non mi voglio divulgare tanto, quindi un pochino lo farò off camera e poi lo andremo a sistemare nel video, perché non voglio che esca 2 ore di video dove me che modifico cose. E poi mi avete detto di farmi da sola e poi eventualmente andremo a vedere cosa fare, perché non è detto che dobbiamo fare per forza la mia vita reale. Potremmo anche così inventarne una, conoscere qualcuno, avere altri figli, una vita parallela quella, eh? Non è per forza dobbiamo fare veramente le cose, cioè sul serio. E quindi scrivetemi sotto tutto quello che vorreste vedere, se volete vedere i trucchi, se non volete i trucchi, e se devo costruire casa mia. Vabbè, per il momento non penso che nel primo episodio ci riusciremo, quindi vabbè. Comunque scrivetemi tutto quello che volete vedere. E
Un'altra cosa, vi volevo dire di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di iscrivervi anche sulla fiducia a un canale che troverete sotto il link in descrizione, dove io sto già iniziando a lavorare ai primi video, quindi come promesso vi avevo detto che a settembre sarebbero usciti dei video e io li sto già preparando, quindi entro la fine di settembre vi prometto che uno esce sicuro. Sono in dubbio se ne riuscirò a far uscire due, quindi se non l'avete ancora fatto andatevi a iscrivere. Allora, direi di arrivare a 20 e ok, andiamo ad aprire un po' di queste. Potremmo anche cambiare posto comunque, potremmo andarci a fare un attimo una passeggiata, perché io li voglio aprire tutti. Sto facendo una macchinetta proprio, apro. Arriviamo a 20 e poi andiamo a cambiare posto, andiamo in piazza, proviamo magari a scambiare uno dei leggendari che abbiamo trovato, chissà, magari qualcuno ci scambia un altro leggendario per questo. E quale possiamo scambiare? Sto pensando, la ruota. Allora, devo ammettere che la ruota mi piace un po' meno rispetto all'omino che fa. Quindi, ok, siamo arrivati a 20. 20 e 20. Andiamo fuori. E oddio, ma questa è la farfalla. Ah, farfalla di compleanno. Pensavo che era quella nuova. Mi ha illuso. Mi ha illuso. Andiamo in piazza, prendiamo il banco, eccolo qui. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? È pieno. Lo mettiamo dall'altra parte. Così, qui. Lo posizioniamo e mettiamo. E dov'è? Eccolo qua. Mettiamo la ruota. Vediamo se a qualcuno interessa la ruota. Vediamo. Nel frattempo ci mettiamo qui e andiamo avanti. Apriamo queste ultime 40 box. Cos'era? Una torre del castello. Ok. Ragazzi, poi vi volevo dire anche un'altra cosa. Ho iniziato a fare delle torte scenografiche, perché è una cosa che io facevo, sapevo fare, cake topper, lavorando la pasta polimerica. Se vi interessa, ho aperto una pagina che si chiama Sonia Cake Lab e ci sono delle torte. Se vi interessa andarmi a vedere le torte che ho fatto, io sarei molto contenta. Tra l'altro siamo in pochissimi lì, siamo veramente pochissimi. Però non so se avete Instagram. Ma voi avete Instagram? Ora ve lo chiedo direttamente. Usate Instagram? Avete TikTok? Che cosa usate? Perché in realtà mi vorrei anche aprire i vari profili di TikTok e Instagram no, perché già ce l'ho e userei quello. Vorrei un attimino avviare una campagna pubblicitaria potentissima. Cioè non una campagna pubblicitaria, però devo modernizzarmi, ragazzi, mi devo modernizzare, sono troppo boomer. Non so usare determinati social. Allora, qui siamo arrivati a 10. Direi di arrivare a 10 anche qui. Nel frattempo non ci è arrivata nemmeno una richiesta. Nessuno vuole qua la nostra ruota panoramica. E allora direi di fare una cosa. Proviamo a scambiarla. Mettiamo questo. Vediamo se questo qua lo vuole qualcuno. Magari fa più ridere quello. Vediamo. E nel frattempo ce ne apriamo altri 5 di una e 5 dell'altra. E poi andiamo a controllare, perché non vorrei che magari io mi distraggo, le apro così patata, 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 e mi perdo qualche leggendario. Ora andiamo a vedere. Comunque ci manca, ce ne mancano 3. Milla, ma non ci esce il polipo quello là? Ma com'è possibile? Io non mi arrendo, raga. Anche se già siamo arrivati al tempo, però ne comprerei un altro po'. Vediamo, andiamo avanti. Apriamo anche queste. Andiamo. No, ho sbagliato. Era lei. Ho sbagliato. Ti chiedo scusa, scusami. Era lei? No, non era lei forse.
Ti prego, dimmi se era lei. È che ce l'abbiamo questa. RB, RB, RB. Ne abbiamo 7. Peluche, ghiaccio. Ce l'abbiamo. No. Ma cosa ho scritto io tra l'altro? No, ma è perché nei giocattoli mi sa. È nei giocattoli. Sì, ce l'abbiamo. Ma ne abbiamo solo uno. Niente, vabbè. Non so se era lei comunque. Ah, mannaggia, mannaggia a me. Mi sono confusa. Mi sono confusa. Ah, non abbiamo visto se ci è uscito qualcosa. Richiesta, richiesta, richiesta. Questa volta non mi sono confusa. Dai, cosa ci offri? Cosa ci offri? Cosa ci offri? Ma va, ma per favore, ma veramente? Ma stai scherzando? Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. For good offer. Qualcuno offre un riccio. Che cos'è che era equivalente quanto un riccio? Andiamo a vedere. Per un'ottima offerta. Che cos'era che era arrivato quanto un riccio? Non me lo ricordo più. Ora me lo ricordo. Il colibrì di diamante. E quanto un riccio, ragazzi. Ma comunque è sceso. Non mi sbaglio. O è salito il leone. O è sceso il riccio. Perché il riccio ora è quanto... Cioè il leone vale più del riccio. Quasi quasi. Oh, offro il leone. Dov'è? Vediamo, raga. Provo a fare un'offerta. Eccolo qui. Osserva lo scambio. Ma cosa? Ma sei tu veramente che gli stai offrendo un ox? Ma chiudi. Ma ancora che guardi sei? Chiudi. Dov'è? No! Dov'è? Ecco. No, no. Ma dov'è? Ma se n'è andata. Eccola. E chiudi. Ma io non capisco. Come si chiama lei? Allora, come si chiama? Ma scusa, ma è lei che sta offrendo? Gli sta regalando queste cose? Perché? Cioè, lei sta regalando queste cose a un altro. Ok. Scambia. Oh no, ho aperto una cosa nel frattempo. Il leone, ragazzi, dov'è? Eccolo qui. Il leone per il riccio. Che ne pensate? Ah, ce lo dà. Noi ce l'abbiamo il riccio. Non ce l'abbiamo. No, non è nei preferiti. Rich. Non ce l'abbiamo. Oh, io lo scambio. Aspetta, ci sto pensando. Raga, lo scambio. Che ne pensate? Perché comunque il riccio è più vecchiotto, eh? E non posso più vedere se ne avevo. Ma no, ma non ce l'ho comunque. Non ce l'ho. Voi che ne pensate? Fatemi se dovesse andare in porto. Vabbè, a prescindere se va in porto o no, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo scambio. Se era buono, se non era buono, non lo so. Ditemi voi. Qua ci sta pensando. Ah, perché io me lo ricordo più in alto il riccio comunque. Me lo ricordo più in alto del leone. Non capisco. E invece la nuvola? La nuvola quanto valeva? Non me lo ricordo più. Fatemi vedere. Ha detto qualcosa. Aggiungi di più. No, sorry. No, ora gli dico. No, aspetta, come si dice che è equo? Aspetta, ci sto pensando. No. Chiudiamo. Vabbè, chiuso lei. No, raga, non me la sento di offrire. Aspetta, cos'è? Per cos'è? Si sta offrendo per il leone, secondo me. Ehi. Cioè, come si dice? Si è trasformata questa cosa.
Va bene, finiamo di aprire queste cose. Comunque volevo vedere quanto valeva la nuvola. Devo provare a fare un video dove provo a scambiarla quella nuvola. Apriamo ormai queste ultime. Io penso che voi vedete completamente tutto al buio, tipo che è notte. E apriamo le ultime tre ceste, ragazzi. Dai, dai. Qualcuno ci ha mandato la richiesta di amicizia comunque. No, dai, l'ultima. L'ultima. No. Quindi, ragazzi, ce ne mancano solo due. Ci manca la pianta carnivora, che è quello che volevo di più di tutti. Vabbè, la pianta carnivora e il polipo. Ah no, no, ci mancano anche quello lì spaziale, là, i satelliti. Va bene, ragazzi, nel prossimo video vediamo se magari provo a scambiare. Direi, faccio un video dove scambio e provo a ottenere quello che mi manca. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, mi raccomando iscrivetevi a tutti i miei canali e fatemi sapere sotto le cose di The Sims che io leggo stasera, tra stasera e domani, non so, e poi quando registro metto in atto tutto. Quindi, ciao ciao!